Se tu hai trovato Gesù sulla strada della tua vita, non ti lamenterai delle tue pene, delle tue angosce, anzi, renderai grazie a Dio, perché sopportando le sofferenze e attraverso le sofferenze e i sacrifici, tu dimostri a Dio che fai la sua volontà. Quelle sofferenze diventano grazie, diventano benedizioni, diventano vita eterna. Certo, le condizioni in cui tu vieni a trovarti non sono ottimali. Le persone che non hanno la fede, la situazione che si è venuta a creare è causa di disperazione. Per coloro invece che hanno la fede è il punto di partenza per nuovi orizzonti. Perché? Perché adesso è vero tutto quanto quello che è vero, vaccini, problemi, difficoltà, tutti. Però questo ci sta portando e ci ha portato a capire bene cos'è la nostra vita su questa terra. E soprattutto ci ha portato a non credere più a coloro che acquistano e conquistano dei posti di comando, da cui poi dipende il nostro destino e la nostra vita. Costoro hanno fatto promesse, mostrano grandi impegni, mostrano difficoltà. Adesso invece ci stanno dimostrando che avremmo fatto meglio a non credere a loro. E allora, quando noi ci troviamo imprigionati in queste circostanze che sfuggono al controllo, però abbiamo una fede e ci dobbiamo abbandonare alla volontà di Dio. Non che Dio vuole che sia successo questo, è volontà di Dio che noi accettiamo questa sofferenza e ci rendiamo conto che non dobbiamo mai più fidarci degli uomini e delle donne, quelli a cui noi siamo abituati ad affidare il nostro destino, ma abbiamo capito che dobbiamo fidarci soltanto di Dio e dobbiamo esaminare bene le opere che queste persone fanno. Se sono opere buone, piene di giustizia, di verità, allora li seguiremo, altrimenti li lasceremo andare per la loro strada. Bene, la preghiera in questo momento è uno degli elementi fondamentali della nostra vita. Ricordatevi delle mie catene, dice San Paolo, la grazia sia con voi. Poi un altro scritto dice, sono in carcere, Dio mi faccia la grazia. Quindi ormai non serve lamentarci. Abbiamo sbagliato a dare la piena fiducia, addirittura ci sono tante persone, tanti cristiani che a motivo dei movimenti politici e delle promesse dei politici o delle realizzazioni di autorizzazioni che davano anche riguardo ad azioni che Dio ha proibito, ci hanno dato un'idea, un'impressione di voler realmente operare il nostro bene, il nostro benessere. Adesso la maschera è caduta e allora accettiamo questa croce, cerchiamo appunto di andare avanti, però non dobbiamo più dare questa fiducia che abbiamo dato finora, perché è tutto un falso, è tutto un falso. Passano del tempo, passano gli anni. E poi si vede la realtà.
Nello stesso tempo ringraziamo il Signore che ci ha dato la possibilità di confrontarci realmente, noi come esseri umani e in rapporto alle persone che hanno un'influenza sulla nostra vita e sul nostro destino e in rapporto con Dio. Abbiamo visto che non vale più la pena, anzi, non è più giusto confidarci, ma fare bene la scelta delle persone, che siano persone che vivono realmente un buon rapporto con Dio, una fede. Questi sì, che possono guidarci bene. Perché seguire Gesù è un mistero. È un mistero. Perché è un mistero? Perché ci sono delle realtà nascoste in Gesù e delle realtà nascoste in te. Quali sono le realtà nascoste? Tu vedi Gesù un uomo, ma devi credere che è un Dio. E se prima avevamo una certa perplessità, adesso ci crediamo veramente. Tu hai ricevuto il battesimo, i sacramenti, hai realizzato almeno, o hai cercato di realizzare la vita cristiana. Forse hai fatto anche dei voti, delle promesse. Ora, la tua presenza davanti a Gesù deve rimanere e lui ti darà la forza, la grazia di capire la differenza ormai tra quello che promettono gli uomini e quello che promette Dio. È mai possibile che Gesù sia davanti a te a perdere tempo? Devi mai accettare che tu, stando davanti a Gesù, debba infastidirsi quasi che tu perda tempo e che le preghiere che fai o sono forzate o sono inutili o sono gradite. Stai forse a badare al nervosismo, al vuoto, a quello che è successo nel mondo? Sì, forse è vero quello che dice la Bibbia. Dice il Coeletto, quello che è successo succederà ancora. Quindi non realizzare, perché dice proprio il Coeletto, tutto è vanità nel sotto il sole. Tutto è vanità. Ogni cosa come il sole sorge, poi tramonta e poi sorge di nuovo, così sono gli eventi umani. Come sono successi, così succederanno ancora. Allora è meglio creare una spiritualità cristiana forte, in modo che qualunque cosa succede, c'è sempre il rapporto con Dio, c'è sempre la promessa del cielo, c'è sempre che alla fine, dove abbiamo portato la croce e abbiamo vissuto da buoni cristiani, e Dio non ci abbandonerà nel buio, ma ci darà quello che ha promesso, il regno dei cieli. Amen.